Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Il Comune di Milano nei giorni precedenti ha avviato una discussione, un confronto con le rappresentanze sindacali e quindi con i rappresentanti dei nostri dipendenti per riprogrammare, riformulare il ritorno integrale al lavoro. Ma il protocollo generale che abbiamo firmato, e ringrazio veramente i sindacati per la grande collaborazione, contiene molto di più e tende a modificare proprio le regole del lavoro in comune. In particolare verte su due aspetti qualificanti, quello degli orari, e cioè i nostri dipendenti potranno entrare dalle 7:30 alla 1, potranno lavorare anche il sabato, poi il punto è che facciano le stesse ore durante la settimana e questo perché, ce lo siamo detti più volte, gli orari della città e quindi sgonfiare anche un po' il traffico nelle ore di punta è una questione importante, ma soprattutto noi ci stiamo muovendo per allargare la potenzialità dei nostri servizi ai cittadini in termini di orario. Il secondo elemento qualificante è quello relativo allo smart working. Noi ne abbiamo fatto grande uso e continueremo a farlo. Poi io penso che sia stata molto importante questa fase perché ci ha permesso di capire che lo smart working è realtà. Penso anche che adesso sia oggettivamente il momento di tornare al lavoro, ma teniamoci questa opportunità per situazioni particolari. Immaginate l'inverno in situazione di grande inquinamento, ecco, il comune e le aziende possono dire ai dipendenti adesso per alcuni giorni lavorate da casa, oppure di fronte a un periodo di forte maltempo, in sostanza. Capite che in questa collaborazione pubblico e privato può nascere anche un diverso modo di intendere la città, di lavorare con più flessibilità, di pensare agli orari della città in maniera diversa. È un compito, di tutti noi. Ecco, segnalo che la macchina comunale, che a volte viene vista un po' come burocratica, beh, non lo è per niente, perché stiamo facendo un accordo che anzi a me sembra anche abbastanza futuribile. Infine, una piccola informazione, ho firmato ieri un'ordinanza che permette di riautorizza l'asporto di alcolici e superalcolici dopo le 19. Spero di non pentirmene, ma chiedo a tutti di comunque usare le mascherine e di mantenere le distanze. Buona giornata a tutti voi.